Il prossimo intervento è di Serenella Besio. Serenella è direttrice del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università della Valle d'Aosta e da molti anni si occupa di tecnologie per il supporto all'autonomia della persona con disabilità. Quindi possiamo riaffrontare il tema dell'accessibilità anche che abbiamo toccato stamattina. Grazie, siccome mi occupo di tecnologie, come capirete, avrei bisogno di una piccola tecnologia sotto i piedi qua per poter essere vista meglio. Ma comunque, allora sì, grazie, ringrazio anche io per l'invito e ringrazio per la sensibilità in particolare della collega Patrizia Marti che mi ha detto, ma insomma però qua in questo convegno bisogna che ci arrivi la voce delle persone con disabilità. E sono d'accordo perché noi siamo, ha iniziato il ministro questa mattina dicendo siamo italiani anche perché, anche grazie alla scuola italiana, la scuola italiana è una scuola che da circa 40 anni è una scuola integrata che include tutte le persone con disabilità. Allora è una scuola che si è posta il problema dell'accessibilità, che ha portato per prima, che ha visto per prima anzi la tecnologia all'interno della scuola stessa, proprio perché c'erano gli studenti disabili. Ci sono delle ricerche interessanti che dimostrano che proprio i primissimi computer, quelli che ci ricordiamo come più ingombranti, come più macchinosi da far funzionare, servivano a far scrivere persone con studenti con paralisi cerebrale infantile ed erano, come dire, lo strano, strumento dello studente più strano che entrava nella scuola, no? Allora, io non vorrei che perdessimo di vista tutto questo e non mi piacerebbe che il concetto e comunque l'obiettivo e la strategia dell'accessibilità fossero ora qualcosa di posticcio, qualcosa che arriva dopo, che arriva a posteriori, perché invece a mio parere deve essere consustanziale. Deve arrivare con il libro, con le risorse per l'apprendimento. In ricerca, quando si fa un progetto soprattutto di sviluppo, si fa un'analisi dei cosiddetti user needs. Allora io dico, chi sono i nostri users? Chi sono gli users della scuola, del libro scolastico della scuola italiana? Bene, sono tutti gli studenti, compresi gli studenti disabili. Io su questo ho una risposta unica, assoluta, totalizzante. Noi questo problema, secondo me, dobbiamo porcelo ancora un pochino di più. È stato naturalmente posto, è stato posto dal Ministero, è stato posto dalla legge 4/2004, per carità. Però forse oggi abbiamo la possibilità di, vista l'interesse e la profondità di questo dibattito, abbiamo anche la possibilità di fare delle proposte nuove. Allora vi faccio una piccola, piccolissima, vi chiedo di seguirmi in una piccola incursione nel mondo della disabilità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice oggi che il funzionamento di un individuo, non di un individuo disabile, di qualunque individuo, è un intreccio molto complesso fra il modo in cui funziona, appunto, funzionano le sue strutture, l'ambiente in cui questa persona è immerso, comprese naturalmente, che includono naturalmente anche tutte le tecnologie, tutti gli strumenti che in questo ambiente ci sono. A cosa serve questo intreccio di individuo-ambiente che magari a molti di noi e che già anche altri così costrutti di altre discipline? Beh, serve secondo l'OMS a agire, cioè all'attività e alla partecipazione. Allora, proviamo a vedere però da questo punto di vista due situazioni che dal punto di vista dell'accessibilità del libro sono molto note, la menomazione visiva e la dislessia. Allora, la persona con menomazione visiva è una persona per la quale occorre individuare delle soluzioni perché possa sostituire un organo sensoriale, una funzione sensoriale che non esiste e per la quale ci sono una serie di problemi legati al fatto appunto che tutti gli aspetti, per esempio nel libro scolastico, tutti i contenuti che eventualmente passassero dalla necessità di guardare degli schemi, delle cartine, devono essere risolti.
forti. La sintesi vocale naturalmente ha risolto moltissime cose, ma non ha, ma la questione complessiva del testo con tutta la sua articolazione, pensate, noi stamattina parlavamo dell'ebook, la possibilità di mettere note, appunti e poi scambiare, se io sono non vedente bisognerà poi risolvere quest'altro problema, perché nella nostra aula, nella nostra classe c'è anche questo studente. Questo da una parte. Proviamo, spostiamoci, lo sto dicendo solo molto brevemente ovviamente, perché poi c'è invece anche tutta la necessità di invece trasferire il contenuto su supporto Braille. Questa è un'altra questione altrettanto complicata. Stamattina ho sentito anche dire, ed è vero in certa misura, quanto è più inclusivo lo strumento touch. Pensate se siete, se avete uno studente cieco in classe, è inclusivo il touch? Allora, c'è un cieco, dicono alcune statistiche, che un cieco su 7 usa un tablet, però certamente ha bisogno di qualche cosa che gli permetta di accedere al tablet, perché se deve scrivere o deve utilizzare una tastiera Braille, allora insomma le cose si complicano un pochino. Va bene, andiamo al dislessico. La persona con dislessia non è soltanto una persona che ha bisogno di qualcuno o di una sintesi vocale che legga un contenuto per lui, è però anche una persona, anzi meglio uno studente, che quando è a scuola ha bisogno che il suo libro sia esattamente, che poi può leggere in formato digitale, abbia la stessa struttura visiva dello studente non dislessico, perché poi ha bisogno di confrontare pagina con pagina, andare a vedere la figura pagina tale, e se vuole apprendere c'è bisogno di questo continuo riferimento. Ha bisogno anche di una sintesi vocale particolare o comunque di sistemi di supporto che gli permettano di tenere il segno, perché non è una persona per la quale noi lo strumento compensativo compensa e basta, è una persona su cui noi non vogliamo abbandonare le speranze che comunque possa e debba migliorare nella lettura. Allora deve tenere il segno, allora deve poter tornare indietro, poter rileggere, perché deve comprendere, perché attraverso la lettura deve comprendere. Allora, solo due esempi, ma voi capite che non c'è una soluzione, no? Allora, torniamo rapidamente alla legge 4/2004, che noi nel nostro ambiente chiamiamo più brevemente legge stanca. Secondo alcuni di noi, e se comunque in questo ambiente ci sono due interpretazioni un po' divaricate, da una parte c'è qualcuno che dice impone la digitalizzazione, la possibilità per tutte le persone con disabilità di avere, che ne possono fruire, di avere il testo digitale, qualcuno dice ma no, propone, offre la possibilità e così via. Allora, al di là di questo, io credo che la soluzione, siamo andati avanti in Italia, ma la soluzione che è stata trovata per il momento, che è quella di includere nella possibilità di offrire questi testi digitali anche degli enti terzi, che sono gli enti che traducono e che comunque permettono di distribuire il testo digitale a persone dislessiche, in questo caso l'Associazione Italiana Dislessia, a persone non vedenti, l'Unione Italiana Ciechi, non credo che sia la soluzione che dovrebbe essere ancora perseguita in futuro. Bisognerebbe trovare anche delle altre soluzioni. E allora, in questo senso, mi permetto di citare un esempio che è molto autorevole, che credo chiami in causa la signora che ha parlato prima di me, che è l'esperienza del libro italiano accessibile. È un'esperienza estremamente interessante che ha visto coinvolto il Ministero della Cultura e che prevede, vi dico soltanto l'esito, prevede la possibilità di utilizzare appunto degli standard. Si è molto parlato di standard, si è parlato di interoperabilità, indispensabile tutto questo per l'accessibilità dei testi digitali alle persone con disabilità, ma poi il testo, il romanzo, il testo che viene messo a disposizione, viene messo a disposizione su delle piattaforme in formati che ciascuno si va a prendere e si scarica da libero cittadino secondo le proprie esigenze. Io credo che verso questa direzione dovremmo andare, cioè che questa dovrebbe essere la strada da percorrere, perché le grandissime battaglie delle persone, le lunghissime, enormi, gigantesche battaglie delle persone con disabilità nel mondo per rivendicare l'autonomia, la propria autonomia, il proprio diritto a essere informati, a vivere in prima persona la propria vita, passano non da nicchie alle quali bisogna chiedere la possibilità di avere qualche cosa, ma passano dalla libera
così, scelta di accedere a dei contenuti. Io credo che sia ancora una strada un po' complicata, ma poiché l'IA è un'esperienza che è arrivata con un finanziamento molto ampio a un certo punto, penso che si potrebbe per esempio pensare se sia possibile mantenerla in vita e non concluderla come una sperimentazione, e poi se sia possibile fare, costruire una sinergia utile fra ministeri e vedere, pur essendo il libro scolastico più complesso del romanzo, mi rendo conto, però se sia possibile creare delle sinergie e attivare così delle proposte e delle esperienze interessanti anche in questo settore. Grazie. Grazie Serenella.